Chimeia, in collaborazione con Orogel, presentano Alimenta la mente, il nuovo progetto educativo dove si impara giocando. Laboratori sensoriali, cucina esperti per unire famiglia, bambini e scuola in un nuovo modo di educare. L'alimentazione vista con occhi nuovi e raccontata dai bambini ai bambini. Attenzione, concentrazione, rendimento, ma senza togliere mai il divertimento. Buonasera e benvenuti ad Alimenta la Mente. Questa sera vedremo i protagonisti, i bambini della scuola di infanzia Coccinella di Bertinoro, che hanno potuto vedere direttamente a scuola come si produce la farina dai chicchi di grano e altri cereali, attraverso un mulino casalingo che ci ha gentilmente fornito il nostro sponsor Sicur Salute. Una mattinata divertente durante la quale hanno vissuto un'esperienza tattile importante: toccare con le loro mani le diverse tipologie di farina, sporcandosi e provando ad esprimere le loro sensazioni. La conclusione è stata invece molto gustosa. Una buonissima merenda a base di olio del nostro sponsor All Italia e pane toscano dalle Carci Baffi. Guardiamo insieme il filmato. In questa scuola ho accompagnato una mia carissima amica che si chiama Michela. La contadina ve la ricordate, giusto? E cosa abbiamo fatto insieme a Michela? Abbiamo piantato dei semini di grano. Vi ricordate che vi siete sporcati le manine con la terra? E poi abbiamo spiegato come dal seme cresce il germoglio e dal germoglio cresce la piantina. Io lo sapevo già. Ma tu sei bravissima! Poi abbiamo visto anche dal germogliatore come dal seme sono cresciuti vari germogli. Vi ricordate? Avete visto le piantine che sono cresciute? Cosa avete seminato voi? Il grano! Avete anche seminato il grano! Che bravi! Allora siete stati anche voi dei veri contadini, giusto? Avete imparato delle cose nuove. Oggi però impareremo un'altra cosa. Quindi abbiamo visto il seme, il germoglio e la piantina. Oggi invece parleremo di un'altra cosa. Parleremo del chicco di grano. Chicco Martino! Lo vogliamo chiamare Chicco Martino? Sì! Ma sì, dai, chiamiamolo Chicco Martino! Oggi noi parleremo del chicco e di come il chicco si trasformerà in farina! In farina! Quando la pianta è pronta, diventa una spiga. Le avete mai viste le spighe? Le aveva portate qui anche Michela. Il contadino cosa fa? Quando è giugno, che è tutto pronto, cosa fa? Taglia le spighe. Taglia le spighe e poi successivamente cosa fa? Stacca il chicco dal fusto della spiga. Quando il chicco viene staccato, cosa succede? Viene messo prima nei sacchi grandi grandi insieme a tutti i suoi amici, così lui non è da solo, perché altrimenti dice io sono da solo, sono tanto triste. Invece insieme ai suoi amici vengono messi dentro a dei sacchi grandi grandi e vengono portati al mulino. Allora, quando il chicco arriva al mulino, prima di tutto vi dico che il mulino cos'è? Allora, quando le nostre nonne erano piccole come voi, il mulino era costruito sui torrenti. L'avete mai visto un mulino d'acqua? C'è una ruota grande grande e poi gira questa ruota perché l'acqua con la sua forza fa girare la ruota. E dentro al mulino ci sono delle macine. Grandi grandi, ma di pietra, grandi grandi, forti forti. E cosa fanno queste macine? Schiacciano il chicco. Adesso ci sono anche i mulini più moderni, dove dentro ci sono dei macchinari un po' più elettronici. La cosa importante da dire però è che c'è sempre una persona che controlla tutto, che è il mugnaio. Deve controllare che tutto vada bene, che i chicchi stiano bene, che i macchinari vengano usati bene. Come fanno le macine a schiacciare il chicco? Un po' più forte? Un po' più forte ancora?
bravissimo, come degli applausi grandi grandi, giusto? E poi anche così, facciamo anche così. Forte, 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 forte. Fortissimo. Forte, forte, forte. Quando il chicco è lì che non ce la fa più, dice, sono stanco, ormai sono quasi arrivato. Ecco, 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 arriva. Scende giù tutta la farina, ok? Allora, l'ultima cosa che vi voglio dire, molto importante. Il mugnaio, però, decide come questa farina deve essere. Cioè, la farina può essere una farina bianca, bianca, bianca. L'avete mai vista la farina bianca, 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 bianca? Come lo zucchero, giusto? Il mugnaio dice, io voglio fare la farina bianca. Come faccio a fare la farina bianca? Il chicco deve essere spogliato di tutto. Deve andare dentro tutto nudo. Lui un po' si vergogna, perché tutto nudo non ha né la sciarpa, né il cappotto, non ha niente. E allora lo mettono tra le macine, un po' tutto nudo, insieme ai suoi amici tutti nudi. E quindi cosa succede? La farina viene raffinata tantissimo e diventa bianca bianca. Io oggi vi ho portato alcuni tipi di cereali e noi proveremo a macinarli. Siete pronti a vedere come si fa? Sì. Ok. Sento apriamo la nostra scatola magica. Vai, ancora, 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 tanto tanto, non abbiate paura. Ancora, ancora, ancora. L'interruttore, dai, andiamo noi. Avete sentito bene? Come le sentite? Ditemi un po', come le sentite? Secca morbidina, questa invece? Morbida. Fresca. Questa invece? Croccante. Bravo, bravissimo Marco, bravo. Abbiamo macinato adesso, che è quella di farro. No, no! Andiamo indietro! Morbida. La tua è morbida. Invece la tua, Giulia?
abbiamo parlato di farina, oggi abbiamo fatto tutto il percorso dal chicco, siamo arrivati alla farina con il nostro mulino che ci ha dato il nostro sponsor che si chiama Sicur Salute e dobbiamo ringraziarlo. E poi adesso faremo una degustazione di un prodotto fatto proprio con la farina. Che cos'è secondo voi? Panino! Il pane toscano, che è fatto solo con farina, acqua, lievito e noi metteremo sopra quest'olio buonissimo. È un olio che si chiama Ogliarola Monocultivar. Ha un profumo buonissimo e con il pane toscano è l'ideale per una merenda sana per voi bambini che dovete crescere. Wow! Avete visto? È buonissimo! Adesso io passerò da voi con questo super pane. Serata e alla prossima settimana. Alimenta la mente va in onda tutti i venerdì alle ore 21 sul canale 11 TR24 e tutti i martedì sera alle ore 19:30 sul canale 14 Teleromagna. Tutte le puntate sono anche online sul sito teleromagna.it e sul canale YouTube di Alimenta la mente.